lo sport, in attesa di una decisione definitiva, la Serie A di calcio a 5 si spacca sulla ripresa del campionato. I dettagli da Luigi Santopietro. Incertezza assoluta. Mentre tutti gli sport hanno già preso la decisione di annullare la stagione attuale, il calcio e il calcio a 5, che è sotto l'egida della LND, restano nel limbo, con i campionati sospesi da quasi 2 mesi e senza nessuna certezza di ripartenza. Intanto, nella Serie A del futsal, tutte le società hanno sostanzialmente deciso di chiudere qui il torneo, ma con un'evidente spaccatura tra le 5 big del torneo: Pesaro, Acque Sapone, Real Rieti, Camaiodosson e Sandro Abate, e le altre 11 formazioni, tra cui il signor Prestito CMB. Entrambe le fazioni hanno formulato delle proposte, ma che vanno in direzioni diametralmente opposte. Le 5 grandi, inizialmente disposte a continuare la stagione, in attesa di capire sul come farlo, non hanno digerito la scelta di alcune società di scegliere la chiusura anticipata della stagione senza aspettare l'andamento dell'emergenza sanitaria. E allora, in attesa della comunicazione ufficiale, hanno formulato le loro proposte di partecipazione al prossimo torneo, che vanno dai maggiori controlli sui pagamenti degli emolumenti al numero massimo di squadre, passando per l'aumento della garanzia fideiussoria e della tassa di iscrizione. Il presidente del CMB, Rocco Auletta, dal canto suo, ha spiegato come mai, al momento della sospensione del campionato, il CMB ha preso determinate decisioni. Dopo il primo stop dell'inizio di marzo, il primo a chiederci di andare via fu Linares. In virtù di ciò ci vedemmo con tutti gli altri ragazzi e decidemmo congiuntamente che chi volesse andare via poteva andare via. Tant'è che chi ha voluto, tipo Beppe, restare a Grassano è rimasto a Grassano con un comune intento, che nel caso in cui ci fosse stata la ripresa del campionato, i ragazzi dovevano rientrare. Sul futuro della Serie A sono di tutt'altro tenore le idee delle altre partecipanti che, vista la crisi economica che farà seguito all'emergenza sanitaria, hanno chiesto invece proprio la diminuzione di iscrizione e fideiussione, con una proposta molto dettagliata che va nella direzione del contenimento dei costi, come spiegato dal presidente del signor Prestito Auletta. Una serie di suggerimenti di diverso genere, da un punto di vista fiscale legato al credito d'imposta, da un punto di vista di format per quanto riguarda i calcettisti, da un punto di vista di per almeno per un anno diminuire, cioè sospendere la Coppa Divisione per abbattere ulteriormente i costi. Ecco, ci sono questi suggerimenti che però naturalmente saranno analizzato, valutato dalla divisione piuttosto che dalla Lega Nazionale Dilettanti, piuttosto che dal governo per quanto di sua competenza. Tra i punti più interessanti c'è soprattutto la volontà di fare chiarezza sui protocolli sanitari che verranno imposti alle società nel torneo 2021 e che indubbiamente finiranno per penalizzare le casse dei club. Il calcio a 5 vuole ripartire, di sicuro bisognerà trovare una soluzione comune e unire le visioni, ora diametralmente opposte, delle due correnti di pensiero. Un'ultima notizia.